noi mettiamo, diciamo, era un po' una scommessa, non si era mai tentata in Abruzzo, cioè fare un bando per progetti di ricerca sopra 5 milioni di euro. Hanno risposto 15 raggruppamenti, tutti quanti hanno fatto progetti straordinari, noi con le risorse importanti che abbiamo riusciamo a far scorrere i primi 5, ma l'annuncio che io faccio oggi qui è che la nostra volontà è mettere un altro pezzo di FESR per far scorrere ulteriormente questa graduatoria. Sono progetti di dimensione veramente imponenti e quando noi avremo fatto scorrere la graduatoria arriveremo a 80-90 milioni di euro di investimenti in ricerca in questa regione. È uno sforzo che insomma non si era mai fatto in altri momenti, che fa, diciamo, il paio con il risultato fenomenale che hanno avuto 33 imprese abruzzesi vincitrici dell'Horizon 2020. E d'altra parte il fatto che FCA, cioè Fiat, la più importante azienda italiana, abbia deciso di estendere all'Abruzzo il proprio orizzonte per delle regioni in cui fa ricerca, che prima erano 3, adesso sono diventati 4, è un'ulteriore testimonianza che la direzione è quella giusta. Naturalmente io non dimentico mai che un pezzo dell'economia abruzzese e anche delle industrie abruzzese vivono momenti drammatici, di crisi terribili, che personalmente insomma seguo con il massimo impegno una per una, ma le due cose non sono due mondi incomunicabili. La nostra idea, come d'altra parte l'idea del governo con l'industria 4.0, è che questo paese e questa regione abbiano un futuro industriale, ma questo futuro industriale è legato alla capacità di stare di più sul terreno dell'innovazione, della ricerca e delle tecnologie.